attraverso quattro curiosità d'arte nella cucina. Oggi cominceremo con la cucina medievale. La cucina medievale poteva essere più o meno rozza o raffinata a seconda se ci sediamo accanto a un contadino, alla mensa di un povero contadino, oppure alla corte di un feudatario o ancora accanto ai frati in un convento. Considerate che fino all'anno 1000 la cucina medievale è rimasta più o meno la stessa rispetto all'epoca romana e quindi andavano alla grande ancora le ricette di Apicio. Poi successivamente, grazie all'invasione arabe, abbiamo avuto innovazioni culinarie come lo zucchero di canna, le melanzane, i gelsi e il riso. A proposito, qui abbiamo del formaggio con del miele. Abbinamento dolce e salato insieme. O ancora della marmellata di arance, di agrumi, con un formaggio. Per capire questo abbinamento tipico medievale dobbiamo scoprire la teoria dei quattro umori. La teoria umorale, concepita da Ippocrate, rappresenta il più antico tentativo nel mondo occidentale di ipotizzare una spiegazione sull'insorgenza delle malattie, superando la concezione superstiziosa, magica o religiosa. Nel VI secolo a.C., Anassimene aveva introdotto la teoria dei quattro elementi fondamentali che costituiscono la realtà ed Empedocle affermò che la realtà che ci circonda è caratterizzata dalla mutevolezza, ma è composta da elementi immutabili che possiedono una coppia di attributi. Il fuoco è caldo e secco, l'acqua fredda e umida, la terra fredda e secca, l'aria calda e umida. I quattro elementi fondamentali della filosofia antica funsero da base per lo sviluppo della teoria umorale. Ippocrate tentò di applicare tale teoria alla natura umana, definendo l'esistenza di quattro umori base a cui corrispondono quattro temperamenti: flegmatico, melanconico, collerico e sanguigno. Quattro qualità elementari: freddo, caldo, secco, umido. Quattro stagioni: primavera, estate, autunno e inverno. Quattro stagioni della vita: l'infanzia, la giovinezza, maturità e vecchiaia. Il buon funzionamento dell'organismo dipenderebbe dall'equilibrio degli elementi. Il pasto medievale era quindi un intreccio di contrapposizione di umori opposti, ottenuti bilanciando le proprietà dei singoli ingredienti. La società medievale si presenta stratificata e divisa in classi rigorosamente separate tra loro. In un'epoca in cui le carestie sono molto comuni e le gerarchie sociali sono spesso fatte rispettare con la violenza, il cibo è un importante segno di distinzione sociale. La società era composta di tre stati: la nobiltà, il clero e la gente comune, ovvero la maggior parte della classe lavoratrice. I rapporti tra le classi erano di tipo strettamente gerarchico, con la nobiltà e il clero che rivendicavano la propria superiorità terrena e spirituale rispetto alla gente comune. Di norma il potere politico si dimostrava sia attraverso l'azione di governo, sia esibendo la propria ricchezza. I nobili dovevano quindi cibarsi di selvaggina fresca, insaporita con spezie esotiche, e mostrare maniere raffinate quando si trovavano a tavola, mentre gli uomini di fatica dovevano accontentarsi di un rozzo pane d'orzo o di segale, maiale salato e legumi, e non ci si aspettava che conoscessero le buone maniere. La dieta dei nobili e dei prelati di alto livello era considerata sia un segno della loro raffinata costituzione fisica e della loro prosperità economica. L'apparato digerente di un signore doveva per forza essere più delicato di quello uno dei suoi contadini e subordinati e quindi richiedeva cibi più raffinati. La Chiesa, con i suoi calendari liturgici, influenzava notevolmente le abitudini alimentari. Il consumo di carne era proibito ai cristiani per un buon terzo dell'anno e tutti i cibi di origine animale, tra cui le uova e i latticini, ma non il pesce, erano generalmente proibiti durante la Quaresima e i digiuni. Sia la Chiesa occidentale sia quella orientale decretarono che i periodi di festa dovevano essere alternati ad altri di digiuno, per mortificare il corpo e rafforzare l'anima, in ossequio alla convinzione dell'epoca, che vedeva il corpo come inferiore rispetto allo spirito. La Chiesa voleva impartire una lezione spirituale di automoderazione attraverso l'astinenza, e durante i giorni di digiuno particolarmente rigido, il numero dei pasti giornalieri si riduceva a uno.
maggior parte delle persone rispettava le restrizioni ed era solita sottoporsi a penitenze quando le violava, ma esistevano comunque delle soluzioni per aggirare il problema. Gli studiosi medievali consideravano la digestione un processo simile alla cottura, poiché l'elaborazione del cibo all'interno dello stomaco era visto come il proseguimento della preparazione iniziata dal cuoco. E affinché il cibo fosse cotto in maniera appropriata e i principi nutritivi adeguatamente assorbiti, era importante che lo stomaco fosse riempito nel modo corretto. I cibi facilmente digeribili dovevano essere consumati quindi per primi, seguiti gradualmente dai piatti più pesanti. Prima del pasto lo stomaco andava aperto con un aperitivo che doveva di preferenza essere di natura calda e secca. Lo stomaco, così come veniva aperto, doveva essere chiuso alla fine del pasto con l'aiuto di un digestivo. Il pasto ideale iniziava con della frutta facilmente digeribile come le mele. A questo avrebbe dovuto seguire verdure, dell'altra frutta umida, carne leggere come pollo o capretto con minestre e brodo. Dopo questi piatti arrivavano le carni pesanti come maiale e manzo con altre verdure e frutti, tra cui le pere e le castagne, entrambe considerate difficili da digerire. Il cibo ideale era considerato quello che più si avvicinava alla composizione di umori dell'essere umano, ovvero moderatamente caldo e umido. Gli alimenti di preferenza dovevano essere tagliati in piccoli pezzi, macinati, pesati e modificati per ottenere la miglior fusione di tutti gli ingredienti. Nel passaggio dal Medioevo al Rinascimento, la società cambiò profondamente. Il nobile diventò da cacciatore e guerriero a politico e diplomatico, quindi cambiò il suo modo di comportarsi, la sua dieta. Ma per questo, per scoprirlo, vi aspetto alla prossima curiosità d'arte, quella sulla cucina rinascimentale.